Ravenna 2016, fare conti con l'ambiente. Siamo con Filippo Bocchi del gruppo ERA che ci racconta l'esperienza dell'ERA Lab Ravenna. Sì, abbiamo presentato oggi qui a Labe Lab Ravenna l'esperienza di ERA Lab. Ravenna è il primo consiglio di coinvolgimento della comunità locale che abbiamo attivato nel 2013 proprio su questo territorio via sperimentale. Abbiamo presentato oggi i risultati di 3 anni di lavoro e qui si parla di Open Innovation in questa manifestazione, e in questo caso con ERA Lab abbiamo attivato l'innovazione appunto con il coinvolgimento degli stakeholder, dire cosiddetti stakeholder, cioè la comunità locale. È stata chiamata 12 componenti rappresentanti di stakeholder in questo comitato per darci proposte, per darci un contributo di innovazione, iniziative innovative per migliorare la sostenibilità dei servizi erogati da ERA. Oggi qui abbiamo presentato 6 iniziative attivate nel territorio di Ravenna, che sono visibili nel sito dedicato all'iniziativa eralab.gruppoera.it, ma sono 35 le iniziative attivate in tutti i territori, in 6 territori dove sono attivi questi comitati, questi consigli ERA Lab, che vanno nella direzione sia soprattutto sui temi ambientali, dunque raccolta differenziata, riuso o efficienza energetica, ma anche un altro tema molto rilevante è il sostegno al territorio, il sostegno alle famiglie che sono in difficoltà economica. Cito solo 2 iniziative interessanti, le più rappresentative di questi 2 temi. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, abbiamo creato qui a Ravenna il riuso, un centro del riuso finalizzato anche ad attività didattiche, dunque praticamente intercettare appunto dei beni che possono essere riutilizzati. E un'altra iniziativa, che l'abbiamo chiamata Sostegno ERA, è finalizzata a dare informazioni sulle agevolazioni e sui bonus a disposizione di clienti in difficoltà economica. Secondo l'autorità queste agevolazioni non sono così conosciute, tanto più che in Emilia-Romagna si stima il 50% degli aventi diritto che hanno usufruito nel 2014 di queste agevolazioni, e dunque il Lab ci ha chiesto di fare maggiore informazione in questo senso.